In una cabina telefonica di via Casaregis c'è il primo comunicato delle PR. Un nucleo armato delle Brigate Rosse ha arrestato e rinchiuso in un carcere del popolo il famigerato Mario Sossi. Sossi è una pedina fondamentale dello scacchiere della controrivoluzione, un persecutore fanatico della classe operaia, del movimento degli studenti, dei commercianti, delle organizzazioni della sinistra in generale. Il sequestro Sossi, il dodicesimo dall'inizio del 74, provoca nel paese indignazione e sconcerto. Alla vigilia del referendum sul divorzio, previsto per il 12 maggio, ci si interroga sulle BR fantomatiche e sedicenti, ma soprattutto sul loro disegno. In una conferenza stampa, il capo della polizia, Efisio Zandaloi, afferma di non poter dire molto sulle Brigate Rosse. «Ho lasciato gli appunti a casa», spiega ai giornalisti. Ma poi Catalano, capo dell'ufficio politico, rassicura. Le BR non hanno mai ucciso nessuno. In linea di massima sono ottimista.